pazienza di fare questa ricetta per voi, per ringraziarvi di tutta la vostra gentilezza e generosità, cari amici giapponesi. Oggi prepariamo una frittata vegetale. Per la nostra ricetta di frittata vegetale prepariamo 100 g di farina di ceci, 200 g d'acqua, mezza cipolla bianca, una zucchina, 30 g d'olio, delle foglie di salvia e un pizzico di sale. Prepariamo la cipolla e la zucchina grattugiata. Setacciamo la farina di ceci, così non resteranno grumi. Vai. Versiamo l'acqua, la versiamo tutta in una volta e cerchiamo di non fare grumi. Aggiungiamo la cipolla. La zucchina, se ci sembra troppo ne possiamo mettere di meno, se no possiamo metterla tutta. Un pizzico di sale, anzi due pizzichi di sale, okay. Delle foglie di salvia che sbricioliamo in questo modo qua. Ecco qua. Se le avete fresche potete tagliuzzarle e metterle fresche. Ok? Dopo aver amalgamato bene il tutto, lasciamo riposare 10 minuti. Passati i nostri 10 minuti, mettiamo un filino proprio d'olio così, senza esagerare. Lo passiamo in questo modo, ok, eccoci qua. Quando è pronto il calore giusto, mettiamo, scaldato bene la padella, versiamo 1, 2, 3, ok, 4 cucchiai del nostro impasto, ok? Adesso dobbiamo aspettare che si cucina bene, ci vorranno circa 3 minuti. Dopo 1 minuto e mezzo capovolgere la frittata. Ok, ecco qua le nostre frittatine. Vengono circa 4 frittatine. Ecco le nostre frittatine. Con l'impasto che avevamo preparato ne vengono fuori circa 4. Buon appetito, buona vita e un saluto da Acqua Santa, da Antonella e Davide. E adesso l'assaggio. Oh sì, buono!